Eccolo. Mi permetto di fermarti perché vorrei dedicarti una cosa, farti una sorpresa. Volevo cogliere questa occasione per dirti grazie davanti a tutti. Grazie di tutto quello che hai fatto per me, di tutti i consigli che mi hai dato, in particolar modo di tutti i rimproveri che mi hai dato in tutti questi anni, perché quando una persona si avvicina a una realtà italiana importantissima come la tua, all'età di 20 anni come ho fatto io, e ci rimane per tanti anni, una persona cambia, da 20 a 28 cambiano tante cose. Io ho potuto crescere vicino a te. Spero che tu sia sempre qui al mio fianco come sei stato per questi anni, come io ho cercato di essere per tutti questi anni. Voglio solo dirti con tutto il cuore grazie da parte mia, da parte di Viviana, da parte di tutta la mia famiglia, e dirti la cosa, penso, più semplice ma più importante del mondo. Ti voglio bene. Tranquillo, è la corrente. Ricordati che ci sono due cose che in un concerto non devono mai mancare. La seconda già non me la ricordo più perché ci sono citato anch'io. La prima che salti la corrente, perché quella porta bene. La seconda, se poi dopo mi viene in mente, te la dico, ci pensavo prima, mi è già passata di mente. Guarda, io colgo l'occasione, prima non l'ho fatto volutamente, perché ho voluto aspettare questo momento, insieme a tutti i grandi tecnici che ringraziamo tra pochissimo, durante l'ultima canzone della serata. Ancora una volta in prima linea ti sei messo tu, ti sei ancora fatto sulle maniche, hai seduto qui in prima fila emozionato a guardare l'inizio del concerto e mi hai ancora salvato la serata. Tu e i ragazzi. Tutto uno staff meraviglioso, i ragazzi infiniti. Ascolta, li ringraziamo adesso perché li stiamo nominando, per me è una soddisfazione grandissima. Un applauso grande, questi ragazzi, signori, sono qui da ieri mattina alle 8, ininterrottamente. Adriano Castelletti. Grazie, Adri. Marco Bussandri. Grazie. Alle regie luci. Un grazie a colui che, prima di iniziare la serata, io per tranquillizzarlo gli ho detto: guarda, secondo me stasera sotto il tendone è tutto in mano tua. Se avete sentito bene, è grazie a lui, il fonico, un fenomeno, Valerio Romanelli. I ragazzi dietro il palco, che si sono... Ora, per cortesia, tienimi sempre un sottofondino. Com'è? Ah, stavi applaudendo? Scusa, Paolo. Signori, come applaude lui, non applaude nessuno. Paolo Costa. Grazie, Paolo. I ragazzi dietro il palco. Fabio Massera, Cristiano Scaravaglio. Forte l'applauso, per cortesia, perché loro non si vedono, ma sono quelli che animano e creano tutto questo. Un grazie particolare a un ragazzo che abbiamo scoperto in tanti anni, ci è venuto a sentire. Credo di aver avuto una bella idea, lo spero, me lo auguro, di farlo entrare a far parte della nostra famiglia, del nostro autista, il nostro tecnico, diventerà il nostro capotecnico, ma soprattutto credo un ragazzo con un cuore grande così. Davidino. La regia di tutto questo, signori,
ovviamente, come ho detto prima, è stata coordinata da colui che ho visto in tutte le vesti. E ieri mattina alle 8 l'ho visto ancora una volta qui in prima linea per cercare di rendere possibile tutto questo, di farmi un regalo grande. Una persona che per me è molto importante, Gianmarco Baluti. Io in questi giorni, quando si avvicinava l'evento, volevo prepararmi qualche cosa, ma non sono mai capace di parlare preparandomi un foglio, perché mi piace al momento cercare di dire quello che sento. E io vorrei rubare un minuto e mezzo per raccontarvi dei piccoli aneddoti. Matteo iniziò la carriera con noi, io e mio padre lo andammo a vedere in un concerto al Teatro Politeama, dove festeggiava i primi 5 anni di carriera. Non so quando l'aveva iniziato, perché aveva 20 anni, però 5 anni di carriera al Teatro Politeama. Era già venuto con noi come fisarmonicista e in quella sera si adoperò, oltre che a suonare, anche a cantare, anche a presentare, come sta facendo quest'ora. E già ci lasciò un segno importante. Noi 8 anni fa abbiamo fatto una scommessa, e quando si fanno le scommesse, mio padre è più abituato di me, io lo sono un po' meno, e poi soprattutto ora vado per i 40, fra 2 anni avrò 40 anni. Quando ero iniziato con mio padre ne avevo 19, nei primi 10 anni ero anche un po' molto impulsivo, e quando fai le scommesse il pubblico tante volte presenti un cantante nuovo, una voce nuova, e all'inizio non piace perché hanno ricordo di quello che c'era prima. E io dal palco guardavo Matteo e vedevo un ragazzo estremamente genuino, un ragazzo che adorava la fisarmonica, un ragazzo che non nasceva come cantante ma ce la metteva tutta a cantare, ma nei primi 2 anni non arrivava ancora al pubblico, nonostante noi sapevamo, sia io che mio padre, le qualità che aveva. Ma le qualità non erano solamente le qualità artistiche, ma prima di tutto le qualità umane. E questa sera tu, in un concerto che era il tuo debutto, un concerto importante, un palco importante, tanto pubblico arrivato da ogni parte d'Italia, tanti addetti ai lavori, tanti musicisti, tanti gestori dei locali da ballo, tanti impresari, tu questa sera, Matteo, sei rimasto il Matteo che io ho conosciuto 10 anni fa, il Matteo che ha vissuto questo concerto come se fossimo nel soggiorno di casa, e la cosa è stata percepita e bella per tutti. E quindi io sono molto contento e molto orgoglioso di non aver colto Matteo musicista e cantante, ma aver colto Matteo persona. E lui farà strada, ne farà tanta, perché i cantanti bravi è pieno al mondo, i musicisti bravi è pieno al mondo, ma le persone vere mancano, e tu sei una persona vera. Grande Matteo. Ascolta, hai fatto un discorso meraviglioso, ti ringrazio tanto. Questa è l'ultima canzone, glielo diamo dopo. E c'è il premio per te, ci sono i fiori di Pontenure e... Ah, aspetta.